i bambini, gli adolescenti con la scoliosi. Cos'è questa malattia della colonna vertebrale? Da cosa è causata? Come si interviene? Quando pensare addirittura all'intervento chirurgico? Casualmente un giorno stavamo al mare, Sara era ancora piccolina e vedendola appunto in costume ci siamo accorti che aveva un fianco leggermente più incavato. Piccoli sintomi, segnali d'allarme che i genitori non devono sottovalutare. Riconoscere una scoliosi nelle fasi iniziali è importante per curarla già in età preadolescenziale, quando la struttura ossea è ancora in pieno sviluppo. All'età di 7 anni circa ci siamo accorti che aveva questo bozzetto dietro la schiena e ci siamo rivolti alla pediatra che ci ha consigliato di fare una visita specialistica con un ortopedico. La scoliosi è una deformità fissa, cioè strutturata sui tre piani dello spazio ed è caratterizzata da una deviazione della colonna vertebrale e specialmente dalla rotazione dei corpi vertebrali. Non abbiamo una scoliosi se non c'è una scoliosi vera, se non c'è la rotazione vertebrale. È questa sporgenza, il gibbo, a distinguere la vera scoliosi da una semplice postura sbagliata, l'atteggiamento scoliotico. La colpa ormai si sa, non è certo degli zainetti troppo pesanti che comunque fanno male alla schiena. Di molte scoliosi cosiddette idiopatiche non si conosce ancora bene la causa e sono circa il 60% di quelle che colpiscono gli adolescenti. Quando la scoliosi è più accentuata, più avanzata, sempre nei termini di valori angolari intorno ai 20, 25, 30 gradi, si deve ricorrere al trattamento ortopedico di tipo conservativo. Con questo termine si intende il trattamento con busti gessati e abbinati ai busti gessati in successione con corsetti ortopedici, come questo che abbiamo qui, rimovibili. Busti, corsetti accompagnano la crescita del bambino fino alla completa maturità ossea, evitando in molti casi il ricorso alla chirurgia. Ma questo reparto specializzato dell'ospedale Bambino Gesù a Palidoro vicino a Roma è uno dei pochi in grado di curare anche le scoliosi più rare e complesse, quelle congenite che richiedono spesso interventi molto delicati fin dai primi mesi di vita. Esistono casi in cui viene formata solo una parte, una emivertebra, una metà della vertebra, che determina lo svilupparsi di scoliosi che diventano molto serie. In questi casi bisogna agire in maniera rapida. Questo è un bambino che ho operato a 23 mesi, 24 mesi, quindi togliendo questa emivertebra, questa vertebra in più con un solo intervento, poi vengono messe delle barre e delle viti che bloccano e addrizzano. E la chirurgia è la soluzione anche quando la colonna vertebrale tende a piegarsi oltre i 40 gradi. Con il disagio estetico arrivano difficoltà respiratorie e dolori. Nonostante avesse fatto piscina dall'età di 6 mesi e al raggiungimento dei circa 50 gradi, l'unica cosa da fare era l'intervento chirurgico. Intervento chirurgico che è un intervento caratterizzato dalla correzione della curva tramite l'infissione di viti nelle vertebre e raccordate a delle barre che fanno da binario per ottenere la correzione e la riduzione delle curve. Le difficoltà sono sempre quelle di movimento perché comunque sia una parte di schiena è sempre bloccata, però perlomeno diciamo anche esteticamente non si nota quasi nulla. Adesso il problema è risolto. Sì, adesso possiamo festeggiare tranquillamente la sua libertà.